Eccolo. A proposito, buonasera a tutti. Applausi, applausi, non a me, a voi. Su, tutti con le mani. Com'è cominciata io non saprei, la storia infinita con te, che sei diventata la mia lei, di tutta una vita per me. Ci vuole passione con te, e un briciolo di pazzia, ci vuole pensiero perciò, lavoro di fantasia. Ricordi la volta che ti cantai, fu subito un brivido, sì. Ti dico una cosa se non la sai, per me vale ancora così. Ci vuole passione con te, non deve mancare mai. Ci vuole mestiere perché lavoro di cuore, lo sai. Cantare d'amore non basta mai, ne servirà di più, per dirtelo ancora, per dirti che più bella cosa non c'è, e più bella cosa di te, unica come sei, immensa quando vuoi. Voi! Bene, bene. Benvenuti, buonasera a tutti! Se rock and roll, grazie di esistere. Oh, oh yeah, e più bella cosa non c'è di te. Oh, Miss Adriatico, grazie di esistere. Buonasera a tutti, ciao Castilenti, buonasera a tutti, e questa sera a presentare la finale regionale di questo meraviglioso tour 2023 è lei, Maria Rita Piersanti. Grazie Maurizio. Grazie Maurizio. Maurizio Tocco, un grande applauso a lui, che abbiamo visto protagonista su tanti palchi, non solo per il Festival della Melodia, ma anche come valido conduttore. Abbiamo scoperto un altro dei suoi talenti. Buonasera Castilenti, ben arrivati, ben sistemati, siete un colpo d'occhio fantastico, questo lo diciamo spesso, ma è vero, da qui voi vi rivedrete poi quando attraverso i social sarà diffusa questa registrazione, vi rivedrete come pubblico pieno di entusiasmo e di supporto per le Miss. Conosceremo, cari signori giurati, caro pubblico di Castilenti, le nostre Miss in abito elegante, un abito personale. La giuria non voterà in questa fase, ma le conoscerà, le osserverà, le potrà ammirare, valutando ovviamente non soltanto la bellezza, ma anche il portamento e la disinvoltura. Dunque, la regia è pronta, la coreografia è tutta pronta, io mi faccio da parte per farvi conoscere al meglio le candidate al titolo di Miss Adriatico 2023. Ecco, la Miss Adriatico 2022, rompe il ghiaccio lei. Francesca Sicignano, assistita dai nostri due mister, Christian e Giovanni. Christian Pirocco, Giovanni Andrade. Anzi, il contrario, Giovanni Pirocco, Christian Andrade. Salutiamo la Miss Adriatico 2022 e cominciamo i giochi che porteranno alla nuova Miss con la numero 1, Federica Di Claudio. Con
la numero 2 Valentina Di Luca, con la numero 3 Rossella Calderoni, con la numero 4 Alessia Longoverde. Federica Di Claudio è in passerella e la raggiunge con numero 2 Valentina Di Luca. Il suo ingresso Rossella Calderoni. Con il numero 4 fa il suo ingresso sulla scalinata e poi la passerella Alessia Longoverde. Gruppo di 4 Miss rientra nel backstage, ma siamo già pronte per farvi conoscere la numero 5, Giorgia De Petra. Con il numero 6, Giorgia Martinelli. Con il numero 7 è pronta Loriana Agai. Sosteniamo le nostre miss con gli applausi, signori. Una passerella, specialmente la prima passerella della serata, è sempre qualcosa di emozionante.
con il numero 8, Angelina Andreiana. Salutiamo le nostre concorrenti e siamo pronti a conoscere la numero 9, Ilaria Di Lena. Con il numero 10 fa il suo ingresso Shara De Petra. Siria Buccella. Con il numero 12, Shakira Cappellari. Continuano i loro defilé tornando nel backstage per lasciare spazio al prossimo quartetto con il numero 13, Shasa Cappellari. Con
con il numero 14, Jasmine Mukrim. Con il numero 15, Asia Dominicone. Con il numero 16, Alice Cirillo. Conoscere altre due aspiranti Miss, Silvia Severo con il numero 17. E con il numero 18, Alicia Strugaru. Salutiamo ancora e diamo il benvenuto alla concorrente numero 19, Agnese Ruggero. Grazie a tutte le nostre Miss coreografate da Roberta Mezzanotte, grazie anche a Giovanni e a Cristian, i nostri Mister. Giovanni Pirocco, lo ricordo, Mister Adriatico, e Cristian, Mister Unigross. Li rivedremo come cavalieri delle nostre fanciulle, perché con i tacchi molto alti non è sempre semplice, quindi un aiuto qui con la gradinata molto scenografica non è male. Vi ricordo, cari giurati, che questa è soltanto la prima uscita, la prossima sarà in bikini,
e poi avremo l'uscita con il body ufficiale del concorso, il body firmato Falcone. Le fasce che andrete ad assegnare sono Miss Asea Pianella, gabbioni preassemblati, Miss Pastificio Rusticella d'Abruzzo, pastificio artigianale abruzzese dal 1924, Miss Vini Lampato Pianella, vini e bollicine di eccellente qualità, Miss Spiedia Rosticini, i più buoni perché fatti secondo tradizione, Miss Caffè Mocambo, il caffè italiano conosciuto nel mondo, Miss Intimo Unigross, intimo di qualità e per tutte le età, Miss Acqua e Sapone, articoli per la bellezza personale e per la casa, e ovviamente la fascia più importante, Miss Adriatico Abruzzo 2023. Un applauso alla nostra giuria che sta già cominciando a farsi un'idea. Grazie al pubblico che so nelle prossime uscite ora erano concentrati a guardare con attenzione e a fare il Toto Miss, ma nelle prossime vi voglio più intensi, più partecipi. E per dar modo alle nostre Miss di respirare un attimo e cambiarsi, abbiamo un momento musicale, uno splendido momento musicale. Per me è un piacere ritrovare, dopo un po' di tempo tra Covid e vari cambiamenti, non ci siamo più incontrate sui palchi, Anna Rosini! Noi ti vediamo adesso, poi avremo anche un altro momento in cui ci regalerai un'altra piccola perla, ma questa è già una delle canzoni più belle che appartengono al repertorio storico della musica italiana. La voce del silenzio. Per voi, Anna Rosini. La voglio dedicare al direttore artistico. Volevo stare un po' da sola per pensare, e tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morti ormai. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ti manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce, ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento, amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, che non avevi perso mai, che non avevi perso mai. Ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ti manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non m'aspettavo mai. Vorrei una voce, ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. Ed io ti sento, amore, ti sento nel mio cuore, stai riprendendo il posto che tu non avevi perso mai, mai, mai.
grazie, grazie mille. Un'occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it. Siamo pronti ad accogliere di nuovo la Miss Adriatico 2022 Francesca Sicignano con i suoi cavalieri Giovanni Pirocco e Christian Andrade. Splendida Francesca Sicignano, ci vediamo più tardi per l'ultimo momento e ora incontriamo le nostre aspiranti Miss. Cominci facendo il suo ingresso la numero 1, Federica Di Claudio. Viene da Loreto a Prutino. Ed è pronta la numero 2, Valentina Di Luca. Arriva da Monte Silvano. Pronta la numero 3, Rossella Calderoni da Pescara. Con la numero 4, Alessia Longoverde, arriva da Monte Silvano. In questo momento in bikini voi ammirate la bellezza di queste giovani ragazze, ma anche il portamento, la disinvoltura, lo stile e, diciamolo pure, il carisma. Perché non è semplice e ci vuole una gran forza per affrontare una passerella, è un lavoro psicologico sottile. Con il numero 5 fa il suo ingresso Giorgia De Petra da Pescara. E con il numero 6 è pronta la nostra Giorgia Martinelli, anche lei da Pescara. Il pubblico applaude, sostiene, incoraggia, accompagna. Dove le pulsazioni musicali dovessero cambiare,
noi contiamo sempre su di voi. Gruppo di sei concorrenti a questa finale di Miss Adriatico 2023 a Castilenti conclude la sua coreografia, il suo percorso, e lasciamo lo spazio al prossimo gruppo aperto dalla concorrente numero 7, Loriana Agai. Numero 8, Angelina Andriana da Pescara, mentre Loriana arriva da Roseto degli Abruzzi. Il numero 9, Ilaria Di Lena da Pescara. Numero 10, Sciara De Petra da Castellana di Pianella. Il giro di boa, andiamo alla concorrente con il numero 11, Siria Buccella da Montesilvano. Con il numero 12, Shakira Cappellari da Roma. Gruppo di sei concorrenti che fa ritorno nel backstage. Siamo pronti per aprire il prossimo gruppo con la numero 13, Shasa Cappellari, anche lei da Roma.
con il numero 14 Jasmine Mukrim da Montesilvano. Pubblico, vogliamo sentirvi, vogliamo vedere che accompagnate emozionalmente le nostre miss e quindi anche il lavoro della giuria, eh. Numero 15, Asia Dominicone da Pescara. Con il numero 16, Alice Cirillo da Sulmona. Con il numero 17, Silvia Severo da Penne. Con il numero 18, Alicia Strugaru da Montesilvano. Salutiamo questo gruppo di aspiranti Miss, siamo pronti a conoscere la numero 19, Agnese Ruggero da Montesilvano. E adesso, cari signori giurati, tanto per darvi un promemoria, attenzione qui all'intavolato che tra emozione e tacchi noi siamo sempre un pochino così in equilibrio. Pronti a rivederle tutte insieme? Ci siamo? Le nostre aspiranti Miss Adriatico 2023. Le tue labbra sulle mie labbra, la mano sulla coscia in calza e credimi ti dico sì. Chimica, 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 è una questione di chimica.
nostre aspiranti Miss per il titolo 2023. Le rivedremo più tardi con il body olimpionico Falcone, che è la divisa ufficiale del concorso. Un ringraziamento lo voglio fare da subito, da questo momento, ma l'abbiamo già fatto prima, lo rifacciamo alla parte tecnica che ci cura in maniera eccelsa, la parte audio, la parte visiva, la parte luci, perché senza di voi noi qui potremmo fare ben poco. Un grande applauso, perché fanno un lavoro enorme che dura una stagione intera, e grazie al loro lavoro voi potete rivedere attraverso i social e i canali televisivi tutto quello che accade nel mondo di Miss Adriatico. Questo momento ci permette di respirare ancora una volta, respirare musica, che va sempre bene. È un piacere richiamare qui sul palcoscenico un artista che ho conosciuto qualche anno fa, si è aggiudicato anche trofei importanti come il Festival della Melodia Nazionale, oltre a quello che gira qui intorno, vero Maurizio Tocco? Eccomi qua. Sei saltato fuori. Guarda, come... Non facciamo... Facciamo il test del palco. È vero, è vero. La vita è fatta anche di qualcos'altro e tu ce la racconti in musica. Maurizio Tocco. Grazie. Volevo chiamare qui Francesca Sicignano, Miss Adriatico 2022. Vieni, Franca. Perché c'è una storia da raccontare. Io voglio dedicare questa sera la mia canzone a Vania D'Anastasia. Grazie. Ricordati che devi svegliarti la mattina e dire a quello specchio: buongiorno amica mia. Ricordati l'odore del tuo caffè in cucina, puoi sistemare tutto prima della cena. Ricordati le chiavi e di chiudere la porta, di entrare in quella macchina, poi prima strada a destra. Non ho dimenticato le tante chiacchierate, sempre le stesse cose. Ma prenditi del tempo per le cose tue, lo sai che non esiste solo noi due, nessuna voglia di guardarci in faccia, nel buio della sera ci diciamo resta, e non prometto niente se non è importante, non siamo più passato ma presente. Distanti ma uniti per reagire, ti prego vienimelo a dire, dammi un bacio prima di dormire. Ricordati l'abbraccio di quell'amico stanco, che anche se non parla ti vuole dire tanto. Ricordati la nonna che ti diceva sempre: a tuo nonno quell'abbraccio resterà per sempre. Nonostante tutto, a questa età si sbaglia, si portano bagagli e a volte non hai voglia. Te lo dicevo sempre sul ciglio della porta, lo dico un'altra volta. Ma prenditi del tempo per le cose tue, lo sai che non esiste solo noi due, nessuna voglia di guardarci in faccia, nel buio della sera ci diciamo resta, e non prometto niente se non è importante. C'è ancora quella strada che ti riporta a casa, le nuvole che hai in testa, prepara una tempesta, e dentro quella pioggia, sai quanta vita c'è, sai quanta vita c'è. Ma prenditi del tempo per le cose tue, lo sai che non esiste solo noi due, distanti ma uniti per reagire, ti prego vienimelo a dire, e dammi un bacio prima di dormire. Un'occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it. L'ultimo round votato, le nostre
Miss in Body Olimpionico Falcone. Grazie alla nostra splendida Francesca Sicignano. E cominciamo l'ultimo round, ragazze. Respiro profondo, bel sorriso, falcata elegante. E cominciamo di nuovo la passerella. Un bel colpo d'occhio per la giuria e per il pubblico qui sulla gradinata, ma bisogna farsi conoscere un pochino meglio, quindi riprendiamo dalla numero 1, Federica Di Claudio, che arriva da Loreto Prutino. Lei è una studentessa appassionata di musica, di karate, e sogna un futuro come modella. Con il numero 2, la concorrente Valentina Di Luca da Montesilvano. È una studentessa universitaria che ama lo sport, la lettura e nel suo futuro si vede come educatrice per l'infanzia. Con il numero 3, Rossella Calderoni da Pescara. Nella vita lei è una commessa, ama la musica, la palestra e sogna un futuro nelle forze armate. Numero 4 è il momento di Alessia Longoverde da Montesilvano, è una studentessa, ama la danza sia classica che moderna, la musica e vorrebbe intraprendere un percorso che la faccia diventare stilista di moda. Con il numero 5, Giorgia De Petra da Pescara. Anche lei è una studentessa, ama la musica, la palestra e vorrebbe diventare una parrucchiera. Pronta con il numero 6, la nostra Giorgia Martinelli da Pescara. Anche lei è una studentessa che ama la danza classica e moderna, ha una passione per la musica e vorrebbe diventare un'insegnante di scienze motorie. Un altro gruppo di bellezze si è posizionato qui sulla gradinata in maniera molto teatrale. Riprendiamo dalla numero 7,
Loriana Agai da Roseto degli Abruzzi, studentessa che ama la musica, la palestra e sogna il mondo della moda. Con il numero 8 si prepara Angelina Andreiana di Pescara, studentessa che ama le arti grafiche, la musica e vorrebbe diventare una modella. Con il numero 9, Ilaria Di Lena di Pescara, studentessa con la passione della musica e delle danze caraibiche, sogna un futuro da attrice cinematografica. Pubblico, non siate timidi, assolutamente, sosteniamo le nostre miss, le loro emozioni e questi momenti speciali. Pronta la numero 10, Shara De Petra, arriva da Castellana di Pianella, lavora come estetista, ama l'atletica e il motocross, è anche una piccola campionessa, mi pare di ricordare, e vorrebbe diventare una make-up artist. Con il numero 11, Siria Buccella. Arriva da Montesilvano, lavora come barista, ama la musica, la lettura e il suo sogno è realizzarsi nel lavoro facendo qualcosa che ama e la fa sentire bene a contatto con il pubblico. Con il numero 12, Shakira Cappellari, da Roma. È una truccatrice, ama la musica, ma sogna una carriera militare. Altro gruppo che si posiziona plasticamente sulla gradinata. Riprendiamo la nostra passerella con la numero 13, Shasa Cappellari, che arriva da Roma. È una cantante, adora la musica, lo sport e in futuro, chissà, una carriera come carabiniere. Con il numero 15 è il momento di Jasmine Mukrim da Montesilvano. È una studentessa, ama la palestra e il mondo della moda e anche lei vorrebbe intraprendere un percorso per diventare carabiniere. Con il numero 15, Asia Dominicone da Pescara, una studentessa che adora musica, palestra, vorrebbe diventare, è ancora un po' incerta, architetto, che rappresenta una delle sue passioni, oppure, perché no, vista la passerella, una modella. Con il numero 16, Alice Cirillo, arriva da Sulmona, è una studentessa con passioni per la musica, per la moda e anche lei sogna di diventare una attrice.
con il numero 17 Silvia Severo. Arriva da Penne, studentessa con passioni per moda, palestra e un bel futuro da indossatrice nel suo immaginario e nella sua determinazione. Con il numero 18 Alicia Strugaru da Montesilvano. Adora la musica, i balli caraibici e sogna un futuro da modella. Con la numero 19 chiudiamo il nostro terzo round, Agnese Ruggero da Montesilvano. Ama la musica, anche lei la palestra nel suo futuro, una formazione da nutrizionista. Le nostre concorrenti ora faranno di nuovo il loro ingresso qui sul palco e poi in passerella per farsi ammirare di nuovo, farsi ricordare dai giurati e anche dal pubblico. Io invito il pubblico naturalmente ad accogliere con un grande, fortissimo, fragoroso applauso. È l'ultimo momento in cui si possono votare queste 19 aspiranti Miss Adriatico 2023, quindi signori, siate generosi. Andiamo con le nostre Miss. Grazie a tutte le nostre 19 concorrenti finaliste questa sera, ci sono diverse fasce che tra non molto saranno assegnate, vedo Paolo Minuccio a cui farei un applauso che sta raccogliendo le schede dopo aver radunato i pareri della giuria insieme a Pino Mazzocca che continua con i convenevoli da bravo padrone di casa, vedo anche Sabina Mazzocca impegnata, grazie per tutto il vostro lavoro a tutti i signori giurati, farei un applauso anche a loro perché adesso abbiamo un po' di momenti tra sorriso, moda, musica e poi arriverà la proclamazione della vincitrice di questa serata finale.
Prima di andare al momento moda, vi anticipo che abbiamo degli abiti meravigliosi che saranno proposti qui dall'atelier Janine, che ha decenni di storia fantastica. Le modelle saranno acconciate dalla nostra Rosanna, un pilastro dello stylist delle acconciature in Abruzzo e non soltanto. Le creazioni dell'atelier Janine, collezioni 2024, quindi aprite gli occhi e cominciate a prendere nota di quello che vi piace come stile, colori, eccetera, sia per la cerimonia, sia per l'abito elegante, un abito da sera, un abito da ballo, sia per il giorno più bello, quello del matrimonio. È un atelier che ha decenni di storia, ha un lavoro sartoriale dietro le spalle enorme, la possibilità di essere seguiti passo dopo passo, spillo dopo spillo, per creare praticamente l'abito che calza perfettamente su di voi. E c'è tanto tanto altro da scoprire in atelier. Qui vediamo giusto un piccolo assaggio. Vorrei che vi lasciassero l'acquolina in bocca questi abiti che sono meravigliosi. Atelier Janine. We'll be right back.
splendida Valentina, meravigliosa Janine, instancabile. Sono decenni, decenni e decenni tra sartoria, prêt-à-porter, 41 anni di attività, signori, uno più bello dell'altro, vero? L'applauso ci sta tutto, perché in questi ultimi anni non è facile resistere, ma voi giocate sulla qualità e la capacità di andare incontro ai clienti con quella che era l'abilità sartoriale di una volta e le scelte più moderne e contemporanee, per lui e per lei, e anche per i bimbi, vero? Sì. Abbiamo il nostro atelier che si occupa di occasioni speciali, quindi vestiamo sia le future spose e i futuri sposi, ma anche tutti, insomma, gli invitati e qualunque occasione importante da noi o può trovare la giusta, il giusto outfit. Meglio magari prendere un appuntamento, perché ci vuole un po' di tempo, è una di quelle cose che richiede attenzione, quindi non andate di fretta, prendetevi qualche ora in questo pomeriggio, quella mattina che sceglierete, e loro saranno i vostri angeli custodi. Sono arrivate anche Rosanna Paolini, sì, con Angela Zenone, venite pure qui al centro, signore, le creatrici dei look, mio compreso, grazie Rosanna. Un'occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it. In bocca al lupo a voi, un abbraccio grande, ma vogliamo ascoltarvi adesso. Il brano è Ballare, giusto? Marcos, Michele, a voi. Grazie mille. Grazie. Finalmente resto fuori dalla mente. Non cerco niente di che, niente di che. Un posto senza troppa gente. Il centro campo con le luci accese, ma accese solo verso di me. La musica che libera i segreti. E come si sta bene senza pensieri. E voglio solamente, 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 solamente. Fuori di testa, fuori dalla mente. Solamente, solamente. Castiletti, ce le fate vedere tutte quante le mani a tempo che fa così. Io voglio solo ballare. Solo ballare, 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 ballare. Se mi guardo allo specchio appari, mi ricordo i miei occhi chiari. Sono come i miei, sono come i miei. Tu mi guardi come fossi io la colpa delle cose che non ho provato mai. Resto fermo ad aspettare, non è un delitto poi sognare. E prendo a calci tutti i miei segreti. Come si sta bene senza pensieri. E voglio solamente, 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 solamente. Fuori di testa, fuori dalla mente. Solamente, solamente. Ce le fate vedere ancora le mani? Io voglio solo ballare, 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 ballare. Io voglio solo ballare, 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 ballare. Che cosa resta se il sogno scompare? Se il surreale diventasse ad un tratto reale, non avrei voglia di scappare, scappare, scappare. Dove si sta bene? Dove che si sta bene? Castiletti, ancora una volta le mani. Solamente, 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 solamente. Fuori di testa, fuori dalla mente. Solamente, solamente. Io voglio solo ballare, ballare, ballare,
Grazie. Grazie mille, grazie. La canzone ovviamente è online su Spotify, quindi potete ascoltarci. Io sono Spotify, YouTube, Apple Music. Esatto. E su Instagram potete trovarci anche, perché un po' pubblicità non fa male a nessuno. Michele Fazio Music su Instagram. Marcos.Marcelli. Quindi potete seguirci e spero che vi sia piaciuta la canzone. Grazie. Un'occasione da prendere al volo. Iscriviti gratuitamente a Miss Adriatico, concorso di bellezza internazionale. Chiama subito il 337 91 71 11. Divertimento assicurato e ricchi premi in palio per tutte le partecipanti. Per saperne di più, www.missadriatico.it. Credo che abbiamo tutto pronto. Fiori, trofei, fasce, premianti. Io mi prendo il minuto che serve, non c'è problema, perché ormai le jeux sont faits. Poi mi metterò di lato in modo da non far sbirciare nessuno. Vice sindaco per rivista, tutto bene? Vi siete divertiti? Sì, è stata una bellissima serata. E siamo stati anche in orario, hai visto? Così alla mezzanotte, stac! Oh, che bel giovane mister sta portando qui sul palco il nostro Pino Mazzocca. Che meraviglia! Ma gli posso chiedere come si chiama? Come ti chiami? Jacopo. Che meraviglia, Jacopo. Ma tu mi aiuti con i fiori per queste signorine belle, belle, belle? Sono belle, belle. Anche la tua mamma è bella, bella, vero? Sì. Allora, giriamoci e diciamo ciao mamma. Ciao mamma. È uno splendore. Adesso Pino ti guida. Li facciamo lavorare fin da piccoli, hai visto? Una rosa alla volta, facciamo felici le miss. Ragazze, siete veramente splendide, diverse, ma tutte bellissime, ognuna con un carattere molto preciso. Ci sono dei pari merito, a volte capita. Quindi io chiedo sempre un controllino incrociato. La fascia di Miss Asea Pianella andrà ovviamente poi triplicata, perché ci penserà Paolo Minnucci, ma adesso simbolicamente la consegniamo a tre concorrenti, e cioè Giorgia Martinelli, Loriana Agai e Jasmine Mukrim. Qui al centro, ragazze, prego signore, la fascia la terranno diagonalmente in modo da far vedere il titolo. Brava, perfetto. La medaglia, anche quella sarà triplicata. Foto ragazze, foto, sorrisi, siete bellissime. Stringetevi ancora, strette strette, vicine vicine. Tendete la fascia in modo da far vedere bene la scritta. Miss Asea, eccola qua. Grazie ragazze, passerella Paolo per le tre miss. Ce la facciamo? Ma sì, abbiamo due cavalieri, grazie Cristian, grazie Giovanni, grazie alle nostre premianti Mara Carusi e Tina Fenile. La fascia di Miss Asea, tre ex equo, quindi la giuria ha avuto difficoltà. E intanto per la prossima fascia vorrei qui sul palco con me Luca Salini, avvocato giornalista della Vallata Valfino, e l'avvocato Manola Mantini per la fascia di Miss Rustichella d'Abruzzo. Grazie ragazze, complimenti a voi, avvocato 1, avvocato 2. vabbè, tu allora mi fai da cavaliere. Ah ecco, Ubi Maio, hai capito. Dunque, noi siamo pronti per assegnare la fascia Miss Rustichella d'Abruzzo. Io sottopongo alla visione, perché sai, sei occhi vedono meglio di due. Miss Rustichella è la concorrente Ilaria Di Lena. Al centro facciamo vedere bene la fascia. Dritta, 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 dritta. Giriamola. Guarda, guarda, bravissima. No, aspetta, la scritta, tesoro. La scritta davanti. Bravo.
e le fasce vanno vestite. Bravissima, la scritta davanti. Perfetto. La medaglia e foto. Stretti stretti alla nostra Ilaria di Lena. Stretti stretti e votate. Foto, foto. E passerella, grazie, grazie di cuore a Luca Salini e a Manuela Mantini. Intanto farei avvicinare per la fascia Miss Vindi Lampato Tiziano Lauducci, giornalista sportivo abruzzese, e Fabio Carpegna, direttore sportivo dell'Atria Calcio. Tu vuoi rubare sempre la scena? No, scherzo, la Miss. Vedi le strategie del caso? No, scherzo, perché lui è arrivato da dietro e il mister mi è arrivato da... Mettiamoci al centro bene, bene, bene. Giornalista sportivo Tiziano Lauducci, vaga conoscenza, ci conosciamo da 20 anni. Lei sa come si veste una fascia? Penso di sì, l'ho fatto tante volte. Quindi. Ecco, hai capito? Allora, anche con voi controllo sempre che la fascia Miss Vini Lampato vada al nome che io vedo. Se dico una sciocchezza mi correggete. Miss Vini Lampato è Valentina Di Luca. Al centro. Vedi come si è concentrato per mettere la scritta ben dritta? Ora, al centro, cara. Al centro per la foto. I baci Paolo, i baci. Beh, la Miss al centro tra i due premianti. Ah, vabbè, ok, va bene così. Bellissima, complimenti a te Miss Vini Lampato. E passerella. Grazie signori. Fate da cavalieri alla nostra Miss. Siamo sul palco Raimondo Lorenzo. Lorenzo Bufo, perdon, vice sindaco di Castiglione Messer Raimondo, e Gabriele Astolfi, assessore comunale ad Atri, con i fari in faccia. Lorenzo Bufo, hanno scritto Raimondo Lorenzo. La nostra Miss Vini Lampato riprende il suo posto, complimenti cara. Siamo arrivati alla quarta fascia da segnare questa sera, Miss Spiedì Arrosticini. Decidete voi, io sono equanime. Ah, quindi largo ai giovani. Avete provato giù la scritta dritta? Bravi, vi siete messi la fascia per vedere se... Miss Spiedì Arrosticini è Angelina Andreiana. Vestiamo la fascia e abbiamo anche una medaglia. Me l'hanno data? Sì, sì, sì. Quinta, esattamente. Sì, sì, ci sono anche le posizioni. Foto al centro. Bellissima. Foto, foto, foto. E passerella per la Miss. Grazie signori. Grazie al vice sindaco di Castiglione Messer Raimondo e all'assessore al Comune di Atri, Gabriele Astolfi. La passerella va. Intanto chiedo al sindaco di Elice, Gianfranco De Massis, quindi l'assessore, cambiamo? Ok. Barbara Di Marco, speaker di Radio Mare, insieme al sindaco di Caramanico Terme, Luigi De Acetis, l'invito a raggiungermi qui sul palco, grazie cara, per premiare Miss Caffè Mocambo, che è il quarto piazzamento. Che effetto fa salire le scale? Divertente? Sì. A fine serata siamo tutti più rilassati. Grazie Barbara, abbiamo una sostituzione al volo perché il sindaco poi non ha potuto intervenire, il sindaco di Elice, c'è l'assessore che ringraziamo. E noi siamo pronti, io faccio vedere anche a voi la fascia di Miss Caffè Mocambo, va alla concorrente Federica Di Claudio. Vestiamo la fascia.
al primo colpo, sindaco. Wow. Foto, ragazzi, foto al centro. Paolo Minucci e tutti i reporter reclamano. E passerella per la nostra Miss. Grazie Barbara, grazie signor sindaco. Io quiero probar de todo un poco. Quiero lograr de todo un poco. Yo quiero vivir, yo quiero reír y quiero sentir, pero de todo un poco. Intanto si preparino per fasciare Miss Intimo Unigross l'ingegner Mario Mastro di Casa e il sindaco di Arsita Catiuscia Cacciatore. Le invito sul palco, già armati di medaglia e fascia, fantastici. Qui siamo sul podio, terza posizione, ben arrivati, siete divertiti, vi vedevo sorridenti e sereni. Io sottopongo sempre anche a voi, perché se sbaglio mi correggete. Miss Intimo Unigross è Alisia Strugaru. Bene in vista la scritta Miss, la medaglia con la posizione, col piazzamento, foto, ovviamente foto di rito, il palco, non scappate, bravissimo signor sindaco, signora sindaco, assolutamente. Cadice Cacciatore e l'ingegnere Mario Mastro di Casa, grazie a voi per il vostro lavoro e la nostra Miss si regala e ci regala una splendida passerella, Alisia Strugaru. Terza posizione, Miss Intimo Unigross. Hey, e intanto sul palco mi raggiungono il sindaco di Santa Eufemia Maiella, Francesco Crivelli, e il vice sindaco di Bisenti, Umberto Di Sabatino, per consegnare la fascia di Miss Acqua e Sapone. Complimenti alle nostre Miss già fasciate, ne mancano due. Podio podissimo, i gradini più alti e più difficili, ben rivisti. Siete divertiti? Vi vedo sorridentissimi. Questa è particolarmente fortunata. Dica, dica. Questa fascia è particolarmente fortunata perché Pino ha pensato bene di intingerla nel prosecco. È stato un caso, ma niente viene per caso nella vita. Quindi chi la calzerà, chi la vestirà, sarà fortunata. Che fascia bagnata, fascia fortunata. E vabbè, poi possiamo anche lavarla, va bene così. Allora, signori, io faccio vedere anche a voi, perché se mi sbaglio mi correggete. Miss Acqua e Sapone è Asia Domenicone. Dobbiamo metterla dritta però, perché bisogna che si legga, esatto, dall'altro lato, Miss Acqua e Sapone, perfetto. Foto, foto, foto. E la medaglia ovviamente con la posizione, secondo piazzamento, quindi complimenti. Grazie signori, grazie per il vostro aiuto e ora la nostra Miss ha doppi cavalieri però. Grazie cara. E per arrivare alla coroncina, qui ci serve un po' di gente, ovviamente la Miss Adriatico 2022, Francesca Sicignano, che è già pronta dietro le quinte, ci raggiungerà al momento giusto, il direttore artistico Pino Mazzocca, il vice sindaco di Castilenti Sabina Mazzocca, il presidente della giuria, consigliere regionale Marco Cipolletti, e l'assessore alla Regione Abruzzo, assessore alla sanità, Nicoletta Verì.
per vestire e cingere la Miss Adriatico 2023. Certo, caro direttore artistico, intanto do tempo a tutti di arrivare con calma. La nostra Miss bellissima è già qui. Pino, com'è andata questa serata? Beh, in linea di massima non sta da voi giudicare, purtroppo io ce l'ho messa tutta nel vostro rispetto, nel rispetto delle autorità. In un modo particolare ringrazio i patrocini sia della Regione Abruzzo e sia del Comune di Castilenti, a cui faccio parte anche io, pertanto ci tenevo e pertanto penso che abbiamo fatto una bella serata, sicuramente ci siamo divertiti e mi auguro che quest'anno, il prossimo anno si possa ripetere nella Vallata Valfino. Sicuramente avrò modo di interloquire con i sindaci della Vallata e mi auguro che il patron Minnucci mi dia la possibilità ora di rifarlo nella nostra zona. Grazie. Grazie a tutti e buon divertimento. Grazie anche alla città di Castilenti, qui rappresentata dal vice sindaco con uno splendido fascio di rose rosse, Sabine Mazzocca. Grazie a nome nostro a tutta l'amministrazione comunale e a tutti i cittadini di Castilenti che hanno reso bellissima questa serata, perché senza pubblico noi qui sopra non abbiamo un granché da condividere. Se voi ci siete tutto diventa più bello, assolutamente. Andiamo a rivelare il nome. Miss Adriatico 2023 è la concorrente Silvia Severo. La fascia la scritta davanti, bravissima. Il trofeo, non la medaglia, il trofeo e la medaglia. Trofeo, la coroncina che viene calzata sul capo da Pino Mazzocca. Francesca, qui c'è un virtuale passaggio di testimone. Due bellezze splendide, diverse tra loro, ma bellissime entrambe. Foto. Sì. Ok, chi scappa? Grazie al presidente della Giuria Marco Cipolletti, grazie a Nicoletta Verì, la nostra Miss Passerella Pino Mazzocca, grazie di cuore. Castilenti, grazie al nostro Cristian, al nostro Giovanni, grazie a tutti quelli che hanno reso bella e grande questa serata, a tutti gli artisti che l'hanno animata, alla coreografa Roberta Mezzanotte, a tutti quelli che sono stati con noi. Grazie di vero cuore anche per gli adobbi floreali a petali di fiori. Speriamo di rivederci per prossime edizioni sempre più grandiose.